Buonasera a tutti. Questo progetto della Lissi nel Mare Nostrum, come ben sapete, è un progetto che io vorrei portare in tutta la Calabria e se riesco, se riusciamo come associazione, anche a livello nazionale. Molti degli artisti non sono presenti perché provengono da fuori, altri sono venuti da Cosenza, da Catanzaro, quindi per me è veramente una gioia avervi qui. Sarà, ecco, veramente importante che venga inaugurata dal dottor Mariani. Io vorrei che il dottore dicesse veramente due parole, un saluto velocissimo e partiamo subito ad inaugurare la mostra senza troppi preamboli. Questo non era previsto, però, insomma, visto che sono stato gentilmente invitato, ne approfitto per salutare voi tutti. Io sono da pochi giorni a Castrovillari, e quindi sto cercando di superare rapidamente questo periodo di prova e di conoscenza di questa città e di questo territorio. Anche stasera ne ho approfittato per farmi, infatti sto sudato, sto grondando, che ho fatto un giretto nella Civita e ho visto già alcune delle cose più interessanti di questo territorio. Mia vecchia abitudine, quando dovunque mi capita di fare servizio, di fare anche conoscenza, non solamente diciamo, delle persone, ma anche dei luoghi. Cioè, mi piace molto conoscere il territorio, non semplicemente attraverso quello che mi dicono gli altri. Quindi già da quando sto qui ho preso la buona abitudine di lasciare la macchina, anche per farmi due passi che mi fanno comunque bene, lasciare la macchina lontano e di camminare, guardare, cioè rendermi conto anche dei problemi. E credo che questo sia doveroso, soprattutto per chi come me non è di Castrovillari e però mi tocca amministrare questo territorio. Starò con voi un po' di tempo perché insomma, il turno elettorale, come sapete, è ogni primavera e quindi mi auguro vivamente di poter contribuire in qualche modo come dire, ad aiutare questo territorio a risolvere qualche problema e fra le altre cose anche a partecipare e a sostenere, quantomeno per quello che è possibile all'ente, sostenere iniziative come questa. Una cosa che mi è piaciuta subito di Castrovillari e che mi fa ben sperare per il futuro di questo territorio è il fatto che c'è comunque una forte sensibilità culturale. Io ho saccheggiato riviste, giornali, libri, nelle ore immediatamente precedenti il mio insediamento per capire. E ho apprezzato moltissimo il fatto che c'è una vivace vita culturale, c'è un associazionismo e credo che questi siano elementi importantissimi per il futuro e per il successo di una comunità. E la manifestazione di questa sera, a cui io partecipo molto volentieri, è una di quelle iniziative che servono a questo territorio. È chiaro che dobbiamo fare di tutto per promuovere anche Castrovillari. Ho detto subito che la cosa che mi colpisce di più è che il turista che, per esempio, viene in Calabria, la prima città che incontra è proprio Castrovillari. Dobbiamo fare in maniera tale che la gente qua si fermi volentieri, che Castrovillari sia un punto di riferimento. Io stesso, e lo dico a mio disdoro, conoscevo già, che devo dirvi, cioè io sono come dire, riuscito automatico, privatamente ovviamente, di andare a Civita, anche di fermarmi a Frascineto, Cerchiara, che sono magari posti molto più difficili anche da raggiungere, però ammetto che Castrovillari, sì, sono venuto un paio di volte per motivi di servizio, ma fondamentalmente non mi c'ero mai fermato. Invece è una realtà che deve essere conosciuta e l'ente locale può fare qualcosa per questo, in questo senso cerco di impegnarmi. Il tema di questa sera personalmente lo trovo affascinante perché Odissea è uno dei miei eroi giovanili e credo che sia importante ogni tanto ritornare alle nostre radici, siccome Omero è alla base della civiltà occidentale, sia con l'Iliade che con l'Odissea, credo che, come dire, e per me è un ritorno da un vecchio amico, quindi adesso vedremo insieme questa mostra e rivedremo attraverso gli occhi degli artisti quello che rappresenta un mito importantissimo credo per noi tutti, per noi europei, ma credo anche per il mondo intero, perché è un qualche cosa che suscita sempre l'immaginazione e quindi mi auguro vivamente che questa mostra mantenga le promesse che ho già visto e sono contento, come dire, di inaugurare questa mia permanenza a Castrovillari con il nostro Odisseo. Grazie a tutti e buona serata.
Beh, che dirvi? Viva l'arte, viva gli artisti che hanno partecipato e speriamo di poter arrivare anche, ecco, a livello nazionale, portando queste opere un po' dappertutto, facendo conoscere il mito di Ulisse e le terre che ha toccato, che secondo me, mi attengo alle tesi dei professor Wolff, sono e appunto la Calabria, la Sicilia, il Mediterraneo, e quello ne è andato in Britannia e roba varia. Va bene? Allora, benvenuti e possiamo entrare.